È iniziata la stagione estiva, Furneri è pronta ad ospitare i turisti? Beh, è iniziata la stagione estiva, qui in Sicilia inizia già a maggio. Direi che Furneri è un po' indietro, basta vedere appunto il parco urbano Salvatore Quasimodo in che condizioni è. Addirittura il 1° luglio ci sono dei lavori in corso che non sappiamo comunque sia se autorizzati praticamente da chi di competenza. E le spiagge sono pochissime attrezzate, forse da oggi hanno messo qualche isola ecologica, mancano le pedane per i diversamente abili, mancano praticamente i servizi, manca un po' di tutto. Devo dire, ahimè, che manca anche la possibilità di utilizzare i bagnini nelle spiagge, diciamo, pubbliche. Da 2 anni a questa parte, da quando si è insediata questa amministrazione, devo dire che la Regione finalmente partecipa, dà praticamente una somma affinché i comuni possano adottare, praticamente possono far lavorare alcuni ragazzi mettendoli a fare appunto i bagnini nelle spiagge. Ahimè, questo non c'è. Vi siete confrontati con il sindaco, con l'amministrazione comunale? Ma il sindaco queste cose li sa, perché le abbiamo affrontate anche con la precedente e passata amministrazione, praticamente, ma anche il piano utilizzo del demanio marittimo, uno strumento importante per la crescita praticamente dell'economia anche del paese. Basta guardare altri paesi non troppo distanti, hanno approvato il PUDM, praticamente questo piano utilizzo del demanio marittimo, fanno delle attività anche per 30, 90, 60 giorni praticamente delle piccole strutture, quindi sono molto attenti e vigili a questa cosa. Il comune di Furneri, devo dire, il PUDM ancora non l'ha approvato, ho letto qualcosa, però queste cose si programmano d'inverno per essere pronti in estate. Oggi devo dire che, per quanto ci riguarda noi come gruppo di opposizione, è una situazione veramente alquanto critica, senza servizi e senza la possibilità alcuna comunque sia di sviluppare il territorio. Di chi sono le colpe? Beh, allo stato attuale, oggi, dobbiamo dire che le colpe sono dell'amministrazione comunale, che in questi 2 anni, ahimè, sembra essere un pochettino assente.